La domenica di Leo Comics. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, Sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi raga, domenica di Leo Comics, e ci troviamo a Centro Leonardo, dove ci sta oggi l'ultima giornata organizzata da Epicos Cosplay e dedicata ai cosplayer. Oggi giornata particolare perché tra poco vi faccio vedere anche alcune esibizioni che voi stessi andrete a votare qua sotto nei commenti ragazzi. Però ovviamente per commentare raga vi dovete iscrivere al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, fa tutto il coso che dovete fare sempre, oltre al fatto di votare nei commenti qua sotto quello che più vi piace. Ok ragazzi, quindi piccolo spoiler, ci sono anche io, e quindi mo andiamo a rompere palle ad alcuni cosplayer che vedo che stanno qua in giro, e mo già ne ho adocchiato alcune, mo vado a rompere le palle. Raga, qua c'è sta Arlecchino, giusto? Giusto. Come? Corretto. Arlecchina. Arlecchina. No, la moglie di Arlecchino. Di Arlecchino. Sai perché hai scelto sto personaggio? Perché è un po' un personaggio della tradizione italiana. L'idea era quello di rivisitarlo in chiave un pochino più elegante e elaborata. E poi appena finito carnevale. Quale migliore occasione di sfoggiare Arlecchina se non a carnevale? Ma vedo che c'hai il ventaglio bucato. Questo che fai? Tu metti come maschera? Tu metti? Che fai? Ah, vedi, è doppio utilizzo, ragazzi. È tattico, fammi vedere. Quando fa caldo. Fammi vedere che mi fa caldo. Ah, fa caldo, zi. Mo sua fa cola che sta pelliccia, zi. Restiamo sempre in vena di cornuti, come al nostro solito nei video. C'è sta anche oggi un'altra cornuta. Ah, raga, sta la cornuta nera. Da dove vieni, zi? In che senso? Dove vuoi tu? Vieni. Qua dei castelli. Dai castelli. Castelli romani. Castelli romani. E là si usa mettere le corna. Sì, esatto. Corno, vedi. Vabbè, l'importante è saperle portare, diciamo. Esatto. Senti, con perché hai scelto sto personaggio? Era un sogno che avevo da piccola. Essere cornuta? No, forse. Beh. Essere un demone, dai. Ecco, sei il demone cornuto. Ecco, vedi, ho capito. Però complimenti, mi piace. Ah, qua c'è pure l'ala. Sì, c'ha l'ala. Senti, hai fatto tu sto coso? Sì, tutto io. L'hai fatto tu, quindi le corna ti hanno aiutato l'ho a fatta fare. Da sola. L'ha fatta da solo. Raga, qua ci stanno pure i Loki. I Loki. Stavolta si sente, raga. Stavolta si sente. Se avete seguito il video passato, avevamo fatto la figura del merlo. Era potente. Qua invece stavolta si sente. Quindi tu sei Loki. Il dio dell'inganno. Il dio dell'inganno. Tu invece sei. La dea della morte. Non sei Loki, raga, vedi, non è lui, non c'hai corna. Quindi non è... Tu invece sei. Il dio del tuono. Thor, Murator. Senti raga, perché avete scelto queste cose che l'altra volta non vanno sentito? Dio stavolta, perché avete scelto questi personaggi? Beh, intanto Loki mi è sempre piaciuto, sempre da quando leggevo i fumetti a Marvel. Okay. E poi ti piace più per culo la gente, esatto. Quindi l'inganno, vedi, eccolo. Tu invece? La mi piace perché è cattiva, io adoro i personaggi cattivi. Anche se l'altra volta ero Lady Oscar. Però l'altra volta era Lady Oscar, c'è sta pure Ospadone. Tu invece sei? Io? La Thor. Invece a me piace fare i buoni di solito, quindi. E con questo martello scazzi i chiodi, diciamo. Lo distruggerei. No, non distruggi, che mo con questo spadone vado. Tu vuoi, io con questo spadone vado a infilzare quello che sta là. C'è sta Iron Man. Non sono Iron Man. Vedo, infatti, è War Machine, raga. Perdonate. Scrivetelo, aspetta un attimo, scrivetelo qua sotto nei commenti, secondo voi chi è? 1, 2, 3, chi sei? Diglielo. Un secondo che non si apre l'elmo. Non si apre, vedi, è già questo è un indizio. Esatto.
Sono The Punisher War Machine. The Punisher War, quindi fammi capire, The Punisher ha ammazzato War Machine e si è freccato l'armatura. Sbagliato, sbagliato. No. Come cazzo fa? Durante la Civil War 2 Rhodes muore perché viene ucciso da Thanos. E si frecca l'armatura? No. No. Siccome alcuni dello Shield hanno tradito, hanno rubato della tecnologia Stark, l'unico che aveva le competenze per recuperarla era Frank Castle. E si è freccato l'armatura? Gli è stata data da Nick Fury. Ah, quindi non se l'è freccata? No, gliel'ha data Nick Fury. Però Nick Fury si è freccato l'armatura? No, perché l'armatura appartiene allo Shield. Però lo Shield se l'è freccata da quello morto? No, l'ha data a lui. L'ha data a lui. La promessa di essere restituita. Vabbè ragazzi, se ci avete capito qualcosa, abbiate a voi. Senti, è un po' inquietante sto coso. Tu dopo partecipi all'esibizione? Sì, dovrei partecipare Quindi dopo raga vediamo pure la sua esibizione. Ovviamente come ho detto prima, scrivete nei commenti quella che più preferite, che più vi piace. Noi andiamo, guardava che questo... Oh minchia, sì, è bella tu l'armatura, sì, non è roba così, ma fammi andare a rompere palla a qualcun altro. Qua c'è sta, eccolo, l'avevo beccato, c'è sta. No, e non puoi guardarmi più. Raga, so gusti. Senti, qua c'è sta, come te chiami tu, qual è il tuo personaggio? Il migliore del Giappone, Light Yagami, tento che sta accadendo a cosa sta accadendo, mo qua sfonniamo tutto, sfonniamo. Roba divina qua. Questa raga, roba. Senti, ragazzi, se voi avete memoria, già l'avete vista in qualche altro video del Romix, se scrivetelo nei commenti se vi ricordate chi è. Tu dopo partecipi alla gara? Ovvio. Raga, anche loro partecipano alla gara e scrivete qua sotto nei commenti quello che più preferite. Voi tutto l'hai arrestato? Devo assicurarmi per il bene comune che non possa perpetrare altri omicidi. Ho capito. E questo. No raga, non ve cosate. Qua c'è sta, fammi mettere al centro così ve rompo meglio. Senti, chi siete voi raga? Dante. Dante Alighieri. Io me lo ricordavo diverso Dante. Tu invece? Curapica. Ah, non sei Boccaccio? No. Senti, che fai con queste pistole? Che fai con questa spada? La Divina Commedia, mi pare ovvio. Con la pistola, vedi, fai la Divina Commedia. C'è spada, tu invece che costi tutti sti anelli, pare tipo Zingaro. Leggo le donne a letto. Leghi le donne, raga qua. Qua. Cagnotta, senti, perché avete scelto sti personaggi, raga? Sì, è la cipolla. È un ottimo personaggio, scritto benissimo. Ma voi partecipate alla gara? Ovvio. Raga, commentate come ho detto anche prima chi è quello che più preferite di quelli che andrete a vedere tra poco alla gara. Io mi prendo questo spadone, ammazza gente. Allora mo vado a fare a quel. Dimmi. Quanto hai pagato del cosplay? Ho fatto io, zi, qua si fa. È tutta roba che si fa. Ma che fai tu con sto bastone? Che cos'è sto coso? È l'amo di Maui, non è voluto venire e quindi gliel'ho portato via. Gliel'hai frecato? Esatto. Gli hai frecato l'amo. Senti, fammi mettere qua, Senti, tu invece qual è il tuo personaggio? Sono Teka, sono la dea della morte, della distruzione, un vulcano in piena. Me coglioni. E tu invece, sta bella signora, vieni qua, avvicinati. Loredana Bertè, giusto? Certo. Infatti, senza la tinta è così, ragazzi. Perché avete scelto questi personaggi di Moana Oceania, diciamo, in Italia si chiama Oceania. E perché avete scelto questi personaggi, raga? Allora, uno dei motivi intanto è la presentazione di un'emozione che infatti porteremo alla parte finale. E poi perché bisogna preservare la vita sulla Terra, perché se no
Arrivo io, la dea della distruzione. E ammazzi tutti, diciamo. Quindi partecipate alla gara, Quindi raga, commentate qua sotto quell'esibizione loro e anche tutte le altre. Esibizione numero 19. 19, commentate qua sotto quella che più vi piace. Ovviamente mi piace più la mia, raga. Quindi commentate qua sotto quella che più vi piace. Io muoio più questo amo così de deco. Ma questo se usasse penna a pesca, giusto? E allora vado a pescare quel pesciolone là così. Qua invece c'è sta ammasso dei muscoli giganti. Chi sei? Chi sei? Kirishima. Kirishima, mamma mia, quanto sei tosto, diciamo. Guarda. Questo è proprio, raga, Kirishima ce l'ha duro, possiamo dirlo? Ce l'ha duro. Perché hai scelto sto personaggio? Perché, vabbè. Perché Kirishima ce l'ha duro. Ce l'ha duro, sì. Perché lo sento più vicino a me. Come personaggio. Come durezza pure. Ce l'ha così, ce l'ha. Senti, ma l'hai fatto tutto tu questo o la roba l'hai preso dal cinese, l'hai costato? Ho fatto tutto io tranne la muscolare. Questa non sei tu. Non sei preso, pensavo che fosse proprio roba no, questa, raga, bisogna allenarsi se vuole. Te deve far bucio de culo per allenarti. Eppure io, diciamo. Ma tu partecipi alla gara? Sì. Raga, quindi commentate qua sotto, come ho detto prima, l'esibizione che più vi piace, così poi magari quella più votata, magari non lo so. Vabbè, no, io vado a rompere palla. Tu sta durezza, ma damo gli il cazzotto, tu perché c'è il cazzotto duro, cioè namo! Qua stiamo tutti impicciati con sti cosplay esagerati. Chi sei? Nero Claudius. Nero Claudius, ma non sei nero, sei rosso. Sono Nerone, ho dato fuoco a Roma. Ah, tu sei Nerone, ho capito. Tu invece sei... Io sono Emily, la sposa cadavere. No, sì, tu sei... Io pensavo fosse Avatar, raga. Io pensavo fosse quella di Avatar, no. Sono blu, ma non sono Avatar. È blu, ma non è Avatar. Tu invece sei... Sono Carlotta Giudicelli, del Fantasma dell'Opera. Ah, io pensavo era quella del Titanic, pensavo. Vabbè, quindi raga, perché avete scelto sti personaggi? Perché mi piace dare fuoco alle cose. Te viene una piromane, raga, è una piromane, state lì lontano. Tu invece, madonna, scusa, questo gli sta finito di fare il trucco che mo. Perché hai scelto questi personaggi? Perché? È tutto blu poi, cioè. Perché è un personaggio che ho sempre amato fin da bambina e volevo mettermi alla prova facendo questo trucco. Volevi essere blu, diciamo. Volevo essere blu, sì. Blu. Tu invece perché? Perché io sono un soprano come Carlotta e mi piace fare la star. Sei un soprano, allora mo fa la chiusura con me. Raga, mi raccomando, noi invece ci vediamo al prossimo video che ancora non so quale sarà, ma ci sarà un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao cari!